Noi da quando c'era il governo D'Alfonso avevamo individuato questa fontana insieme a tante altre come luoghi di recupero dell'identità della città di Pescara, per cui anche nel periodo della nostra opposizione nel piano triennale abbiamo sempre inserito Fonte Locca ed eravamo anche derisi per questa fontana. Adesso finalmente è una realtà grazie al presidente D'Alfonso, alla sovrintendenza, e per la nostra città è significativo il fatto che così si viene a conservare la cifra della nostra identità, perché in questo luogo le donne si incontravano, in questo luogo era un luogo di aggregazione ed è soprattutto una fontana estremamente antica, appunto dal punto di vista idraulico risale al, come metodologia, alla metodologia usata dai persiani. Poi le tre nicchie a cappuccina che sono state conservate esprimono forse addirittura un'origine romana, ma sicuramente dagli strati ritrovati si parla di 600. Questa è una fonte storica e adduce l'acqua proprio al borgo da circa 3 secoli, che non era più utilizzata da tanti anni, da prima della guerra, se non erro, e quindi restituirla alla comunità anche come memoria storica di quella che è stata la stessa fontana era un dovere, diciamo, della sovrintendenza, e quindi i fondi sono stati spesi bene perché bisognava restituirla alla comunità.